Grazie. Ma io non ho l'eloquenza sua, ovviamente, ma sarò breve. Volevo dire solo una cosa. Prima di tutto volevo ringraziare chi ci ha aiutato a fare il libro, che anche è stato un sponsor. L'Associazione Commercianti, l'Associazione dei Panificatori, dalla provincia di Varese, e poi anche qualcuno di Saronno, ovviamente, vicino a noi. E poi io devo dire che un ringraziamento particolare va a chi mi ha dato tante informazioni. Le persone che io ho potuto intervistare sono poche, ma sono state fondamentali. Perché, per esempio, per il Mulino Biffi, purtroppo, notizie dalla proprietà, da quello che è rimasto, non ce n'erano. Zero proprio. Quindi bisognava solo andare in comune, e lì Patrizia Renoldi è stata bravissima, sempre molto disponibile, e lì era la fonte unica. Poi Franco Buffoni, che ho potuto veramente intervistare già nel 2004, perché il libro è nato nel 2004, poi ritagli di tempo, poi poco tempo, insomma, si arriva a passare gli anni in questa maniera. Comunque Buffoni è stato intervistato nel 2004, come la signora Carla Balestrini per quanto riguarda l'olio, perché abbiamo dimenticato di anche l'aspetto dell'oleificio. A me, chimico più congeniale, in cui riuscivo a capire meglio le cose, e lì Peppino Balestrini è stata una fonte inesauribile, con una memoria splendida, e ovviamente io registravo tutto col registratore per vedere poi di non perdere neanche il filo di un ricordo. E Banfi, che purtroppo ci ha lasciato, per il Mulino Canti è stato altrettanto prezioso. Però per il Mulino Canti c'era una ricchezza di documenti che erano effettivamente abbondanti, fotografie e via discorrendo. Invece il Biffi è stato veramente un po' problematico. Samuel Rimoldi mi ha aiutato moltissimo anche lì, perché ha trovato delle cose sul consiglio di amministrazione, cose particolari. Anche Rimoldi Marino mi ha aiutato. Qui l'elenco di quelli che devo ringraziare sono tanti, a partire da mia moglie, per la pazienza che ha avuto nel darmi corda in questa grossa ricerca, che era veramente, che portava via un sacco di tempo. Beppe Nigro, che mi ha aiutato moltissimo quest'anno nel mettere a punto tutto quanto era il materiale che avevo raccolto, e poi tutti quelli che, per carità, l'Alessandro Merlotti, perché senza la sua tesi di laurea, che ritengo una cosa fondamentale per la storia di Saronno, ovvero è proprio stato una fonte splendida. E così tutti quelli, non so, chi mi ha trovato dei libri che non si trovano più, per esempio i mulini di Luisa Chiappa Mauri, che sono i mulini del 1200, che vanno dal 1000 al 1500 della Milano splendida di allora, i mulini fatti sui corsi d'acqua del Milanese, prima ancora che nascessero i navigli, e così via, tutti quelli che veramente hanno potuto darmi una mano. E una cosa interessante di questa sera è che noi siamo nella Villa Gianetti, ma la Villa Gianetti Gianetti era il marito di Nina Biffi. Nina Biffi era la figlia del figlio Biffi, che ha portato avanti il mulino dopo che il padre era morto precocemente, nato come mulino Biffi e Canti. Ecco, qui vorrei che capiste bene che non c'è un equivoco. Il mulino iniziale era Biffi e Canti, e nato come mulino a vapore vicino alla stazione della Ferrovia Nord, proprio che confinava con la stazione, e il carbone arrivava direttamente dalla stazione, che era dalla ferrovia, quindi era vicino allo scalo merce. Il Canti, dopo 10 anni, quindi nel 1895, lascia l'impresa a loro, e quindi nasce il mulino Biffi Carozzi e Bossi, Bossi padre di Maurilio Bossi, il nostro caro eroe saronnese. Un altro eroe invece è Edoardo Balestrini, anche lui prima guerra mondiale, anche lui morto al fronte, in questo caso sugli aerei. E 1900 invece nasce il Mulino Canti,
elettrico, nasce già elettrico, ed è una cosa abbastanza rara, perché a quell'epoca l'elettricità è arrivata proprio nel 1900, quindi appena è arrivata l'elettricità a Saronno, subito parte questa iniziativa con grande senso della storia. Chiaramente queste persone, come diceva Beppe, erano dentro nell'ambiente dell'industria, del mercato, delle granaglie. Antonio Canti veniva anche da famiglia modesta, a quanto pare, ma ha avuto una grandissima intelligenza, una grandissima predisposizione all'imprenditoria e ha fatto subito delle cose in grande. Tant'è vero che qualcosa è rimasto. La facciata che c'è sul Corso Italia dà l'idea di cosa c'era allora. Era, come dice Beppe, l'edificio forse più imponente che c'era sul Corso Italia. Era, con il granaio in fondo, l'edificio più alto dopo le chiese. Se confrontiamo questo con i mulini Marzoli e Massari, e qui abbiamo il dottor Marzoli che ci ha fatto, che ringrazio moltissimo per essere presente stasera. Certo, lo stile Libertis, che voi, se voi andate a vedere a Busto Arsizio, entrando dalla parte di Saronno, sulla sinistra, è un complesso che è splendido, è stato ristrutturato, oggi è Techno City, e siamo una dimensione grossa, ma chiaramente è nato come mulino di Varese e poi di Busto, quindi aveva un mercato ben più grande che era tutto l'intero Varesotto. Da Saronno la situazione era un pochettino più dimensionata, e così via. Questo voglio dirvi solo quelle quattro cose che sono, ritengo che siano essenziali. Io stasera ringrazio anche il signor Mauri, che è qui perché è una delle mie passioni ultime negli ultimi anni, ed è per quello che dicevo il conflitto un po' con Beppe, che non era un po' restio perché io inserissi anche i mulini all'acqua. Ma ci sono ancora tanti mulini ad acqua in Lombardia che sono veramente una testimonianza, che per i nostri giovani che non sanno nulla di cos'è un mulino, sono da vedere. E veramente, secondo me, va tenuto conto di riuscire a intervistare le persone che ancora riescono a mandare avanti qualcuno di questi mulini, e ci sono ancora queste persone. Il signor Mauri è un esempio ad asso di un mulino che macina quando vuole, come hobby adesso, perché il padre ha smesso di macinare sistematicamente il grano turco e per fare la farina. È un modo ancora di macinare sulla pietra che è rarissimo, e di questi ce ne sono due o tre ancora in zona. A Cunardo c'è il mulino Rigamonti, non sono venuti stasera perché c'hanno giù tanta di quella neve nella Valganna che insomma li ha un po' scoraggiati, altrimenti sarebbero stati qui anche. E poi c'è un altro mulino Bernasconi di Malnate, e poi ci sono tanti altri che sono abbandonati oppure che sono musei, e ne ho parlato nel libro proprio perché è stato un po' l'ultimo amore dopo i mulini di Saronno, che ovviamente mi hanno un po' trascinato perché per motivi familiari. Mio padre lavorava al mulino Biffi, mio genero nel mulino Canti, gli unifici balestrini, come ripeto, grazie a Peppino che conosco da una vita, sono stati a me familiari, in più l'olio cotto, le vernici sono stata la mia cultura tecnica, per cui mi era congeniale. Io penso che questa è la cosa che mi sento più di dire, ma direi che poi il resto lo si legge il libro, insomma, non penso.